finalmente caffè. Non so voi, ma ogni volta che io esco dall'aereo la mattina, quindi che faccio i viaggi di mattina, non posso iniziare la mia giornata senza caffè. Vabbè che pure a Roma, però. Vedere subito l'appartamentino perché è troppo bello. È un loft, quindi è tutto quanto tutto insieme, come potete vedere, un unico ambiente. Qui c'è la zona letto, se dorme, ah sì, se duerme, non è vero. Qui c'è una piccola Veronica che fa vedere la stanza e poi qua si arriva nella zona saloncino con questo mega finestrone, che io amo questa cosa delle finestre così su tutta la parete. Qua una piccola cucinetta, insomma il minimo indispensabile, ma che esce frega, però c'è tutto, ci stanno i fuochi, ci sta pure la lavatrice, ma chi la usa, vabbè. E poi vabbè, ovviamente direi che il bagno è d'obbligo perché non si può stare senza bagno. Andiamo a vederlo, un semplice bagnetto, doccia, i sanitari ci stanno, la carta igienica pure, top. E ora ci si cambia perché è anche ora di andare a mangiare qualcosina, che poi sono le 11:30, quindi non si sa se colazione, pranzo, ora vediamo. Intanto si esce, si fa un giro qui per la Ciudad de Coralejo e vediamo che cosa abbiamo fuori. Ora vi faccio vedere subito che cosa abbiamo preso, intanto però vi dico che io mi sono letteralmente innamorata dei supermercati, cioè vabbè finora non ho visto uno, però già quello mi è bastato perché è gigantesco, che si chiama Iperdino, raga, c'ha di tutto e di più, poi prezzi fantastici. Infatti qua vedete che bel bottino che ora vi faccio vedere nello specifico, tonno. Poi qui ho trovato dei filetti di Abadejo, che devo capire bene che cos'è. E poi questo yogurt cremoso naturale 0%, non sono riuscita a trovare né soia sana né yogurt di soia né senza lattosio, ho detto vabbè proviamo questo e via. Poi caffè per forza, 2 mele, 2 kiwi, una cerveza ovvero birra, un wine che ovvio non può mancare. Poi ho trovato questa cioccolata 70% senza zucchero, quindi sin azúcar, voglio provarla. Anche questi biscotti al cioccolato, anzi alle gocce di cioccolato senza zucchero, sono ultra curiosa di assaggiarli. Poi pasta, poi abbiamo preso prosciutto, salame piccantino, questi cosciotti di pollo. Poi abbiamo provato anche questi qua, ovviamente già aperti perché abbiamo una fame devastante. Sono dei crackers della Tuc, non male, niente di che, mi aspettavo di meglio sinceramente. Poi guardate qui che cetriolo! Avete mai visto un cetriolo del genere? Fatemelo sapere giù nei commenti. Top carote, insalata, un altro prosciutto, poi qui abbiamo mais, pallette di riso e top, raga, questo è top proprio. Cioè, patatine, ma guardate che patatine. Infatti ora le apriamo perché io voglio assolutamente assaggiarle. E niente, questo è il nostro bottino. Poi vabbè, carta igienica, fazzoletti, tovaglioli, cose così che servono sempre. Vi piace questa spesuccia? Voi che cosa avreste comprato o cosa non avreste comprato? Questa sera si prova in un localino tutto di gin, guardate che meraviglia, vediamo che cosa ci porteranno, noi abbiamo già scelto, faremo vedere la scelta finale. Wow! Mi gusta! Pensavo fosse così grande, è piena di locali, di ristoranti e vale la pena vedere veramente tutto.